La stoccata della giurata nel corso della semifinale di Ballando con le Stelle 2021. Selvaggia Lucarelli sa sempre come colpire. Nel corso della penultima puntata di Ballando con le Stelle 2021 la giornalista e opinionista TV ha lanciato una sonora stoccata a Raimondo Todaro. Quest'ultimo, come è noto, ha lasciato dopo tanti anni il varietà di Milly Carlucci per approdare ad Amici di Maria De Filippi. Un addio arrivato all'improvviso, che ha lasciato di stucco la conduttrice Rai e tutti gli addetti ai lavori, che hanno appreso della novità tramite un post su Instagram. Selvaggia Lucarelli si è detta dispiaciuta dell'imminente addio di Simone Di Pasquale al programma, a causa dell'età del ballerino, presente fin dalla prima edizione, e non ha perso l'occasione di lanciare una frecciatina a Raimondo Todaro: ci sono persone che se ne sono andate, anche recentemente, e io ho stappato lo champagne. La giurata di Ballando con le Stelle si è detta così contenta dell'abbandono di Raimondo Todaro, che ha mollato lo show di Rai 1 per cercare nuovi stimoli e opportunità. Negli ultimi anni le liti tra il ballerino siciliano e Selvaggia Lucarelli sono state molteplici e hanno animato la trasmissione del sabato sera. Nello specifico Raimondo Todaro ha battibeccato con la Lucarelli dopo le sue esibizioni con Nunzia De Girolamo e Elisa Isoardi. Scontri che Selvaggia non ha dimenticato facilmente e che l'hanno poi portata a gioire per la scelta di Todaro, oggi professore di danza nel talent show di Maria De Filippi. Più precisamente Selvaggia Lucarelli si è scontrata più volte con Raimondo Todaro quando il siciliano faceva coppia nel 2019 con Nunzia De Girolamo. Tra quest'ultima e la giurata di Ballando con le Stelle c'è stata fin da subito una certa antipatia che ha poi portato la Lucarelli a prendersela pure con Todaro.